Ciao a tutti, siamo allo stand Ducati, siamo con Rocco Canosa, Head of Scrambler, e siamo con la nuova Scrambler che vedete alle nostre spalle nelle varie versioni, una moto che è stata evoluta ma non stravolta. A guardarla così, colpo d'occhio, è la vecchia Scrambler, poi la guardi bene, è completamente diversa. Hai perfettamente ragione, Francesco. La moto è stata completamente rivista rispetto al Modellier 22, quello che noi conosciamo, che abbiamo tenuto in gamma fino ad oggi, rispetto alla prima generazione fondamentalmente. Cambia esteticamente e la cosa più visibile è sicuramente il sistema di personalizzazione. Sì, infatti, perché vedevo tutte le, praticamente le componenti della carrozzeria, le poche componenti della carrozzeria sono intercambiabili, si può cambiare colore in due secondi no, però facilmente andando dal concessionario abbiamo tre colori standard più sei colori optional. Quello che cambia sono le cover del serbatoio, la cover del serbatoio, i parafanghi, i tag sui cerchi e il tag sul faro anteriore, quindi una possibilità di personalizzazione che viene ampliata all'ennesima potenza. Però avete anche, ascoltando gli utenti, i possessori di Scrambler, avete fatto anche tante altre modifiche, anche meccaniche. Allora, esteticamente continuo sulla lista, perché le cose sono tantissime. Oltre alla cover abbiamo un nuovo rivestimento sella, lo scarico è stato completamente rivisto, quindi adesso il motore è ben in vista rispetto alla precedente versione, perché il girotubi, come vedi, è diverso, anche il silenziatore. Esteticamente cambia anche il motore resta lo stesso, motore conico Desmo 2 ad aria da 800 di cilindrata con 73 cavalli, ma è stato rivisto esteticamente, quindi questa modifica, oltre a dare un look molto più moderno rispetto alla precedente generazione, ha permesso anche di ridurre il peso di 2,5 kg, quindi la moto, grazie a questa modifica, pesa 2,5 kg meno, più altre modifiche che abbiamo portato sul forcellone, sul telaio, abbiamo raggiunto 4 kg in meno rispetto al Modellier precedente, quindi un grande improvement che porta la moto ad essere sicuramente più divertente per un cliente più esigente, ma anche più facile per il cliente più alle prime armi. Ponte di comando, piccole variazioni anche qui. Cambia, anche lì abbiamo il cruscotto TFT a colori da 4,3 pollici con tante informazioni, la possibilità di visualizzare anche Riding Mode, che è la novità, l'altra importante novità che abbiamo su questo modello. C'è la possibilità di scegliere tra due Riding Mode, Road e Wet, con un intervento diverso del Traction Control. Traction Control che a questo giro è assolutamente di serie, quindi è una componente importante che va a completare il pacchetto di sicurezza sull'intera gamma Scrambler. Oltre a queste novità, a livello di elettronica abbiamo anche il Ride by Wire, quindi un controllo sicuramente più sportivo sull'acceleratore, che in qualche modo incide anche sul feeling del motore, che pur restando lo stesso di fatto sembra completamente nuovo. La risposta è completamente assolutamente diversa. Altra importante novità su questa moto sicuramente è il Quick Shift. Quick Shift che è optional sull'Icon e sulla Night Shift, e di serie invece sulla Full Throttle, che invece è la nostra versione più sportiva, la nostra street tracker della famiglia. Qui alle nostre spalle vediamo anche un gruppo ottico completamente rinnovato. Sì, completamente rivisto, abbiamo praticamente full LED sia sul faro anteriore che sul posteriore, l'indicatore di direzione, e mantiene l'iconica X che era tipica dello Scrambler. In questo caso l'abbiamo portata fuori, quindi esteticamente è un bel dettaglio stilistico. Per cui quante versioni ci sono per il nuovo Scrambler? Abbiamo questa che è l'Icon, è la nostra flagship, il nostro modello più venduto assolutamente, che adesso si compone, ripeto, di tre colori standard più sei optional, e poi abbiamo due versioni speciali che sono la Night Shift e la Full Throttle. La Night Shift è la nostra moto, diciamo, quella più classica, perché prende un pubblico più stiloso, con i cerchi a raggi, la sella marrone in semipelle, colore Nebula blu particolarmente affascinante e stiloso, e la Full Throttle invece è la versione più sportiva. Rocco, i prezzi di queste Scrambler? Allora, siamo sui 10,690 per l'Icon e poi 12,390 per la Full Throttle e la Night Shift. Perfetto, senti, noi continuiamo il nostro viaggio in EICMA. Perfetto, buon divertimento. Buon divertimento anche a te. E ci vediamo sicuramente in strada con queste belle novità. Aspettiamo la prova dinamica. Ciao, grazie. Ciao.